Buongiorno a tutti, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal Web. Parleremo oggi del Grande Fratello VIP e dell'attesa puntata di questa sera 18 ottobre, ma nella casa ci sono già grandi tensioni che riguardano una delle protagoniste indiscusse di questa edizione numero 6, Soleil Sorgè. Nella casa del Grande Fratello tornano le tensioni. Sotto accusa c'è ancora una volta Soleil, rea secondo alcuni vipponi di aver avvelenato i suoi coinquilini con della carne. A finire in questa bufera c'è anche Sophie, che insieme all'influencer si era messa i fornelli in occasione di una cena organizzata in vista della serata a tema Gang a New York. Come riferisce Novella 2000, tutto sarebbe filato liscio durante la festa, ma il giorno successivo qualcuno avrebbe disturbato l'apparente quiete, quindi qualcuno si è sentito male. Soleil e Sophie in quella serata d'occasione si erano cimentate nella carne alla brace, ma per i suoi compagni di avventura si tratta di avvelenamento. Domenica mattina infatti una delle principesse etiopi, Jessica, ha accusato Soleil di aver avvelenato tutti i concorrenti perché a suo dire avrebbe tolto la carne della stagnola per cuocere al barbecue, ma sarebbe poi così rimasta cruda. Così facendo avrebbe causato malessere a tutti gli altri gefini che domenica infatti accusavano questi disturbi. Jessica e la gran parte dei coinquilini della casa hanno accusato non solo Soleil ma anche Sophie, che secondo loro era anche lei lì a cucinare quella carne e quindi colpa quanto tanto Soleil. Quindi le due nella bufera, ma a difenderli ci ha pensato il popolo dei social, che ha fatto notare come gran parte della carne fosse stata cucinata anche ad Aldo Montano e Alex Belli, quindi più attenti della diretta, mentre solo una piccola parte di carne è stata cucinata da Sophie e da Soleil. Quindi non è stata solamente colpa delle due donne, ma anche gli uomini. Voi che cosa ne pensate di questo avvelenamento non volontario? Scrivimelo se ti va nei commenti, lasciami un like e attiva la campanellina così non ti perderai questo, ma nessun altro prossimo video.